Uno dei temi, insomma, che tornano spesso è l'uso in classe del cellulare. Come lo affrontate? Allora, quello è un tema caldo, anche lì ci si attiene alla normativa, alle indicazioni anche ministeriali in primo luogo. E allora lì bisogna arrivare sempre a un compromesso, perché ci sono delle volte che l'uso del cellulare, inteso come app didattiche, può essere consentito. Ovviamente non sarà una cosa continuativa, non è ogni momento che devono consultare il loro cellulare. E ovviamente, siccome sono dei momenti in cui le attività didattiche possono richiedere anche per i ragazzi questo mezzo che loro conoscono benissimo, per evitare un eccessivo utilizzo gli si chiede di tenerlo in cartella o soprattutto nelle classi prime, dove magari c'è ancora da fare l'abitudine al rispetto della regola. Si può anche tentare di chiedere loro di metterlo su un banco o comunque di custodirlo nei loro zaini. I ragazzi sono, diciamo che sono consapevoli, non gli pesa più di tanto, ecco. Dipende chiaramente molto anche dall'età, nel senso che ad esempio nelle superiori, già dalla prima superiore alla quinta superiore cambia la maturità proprio dello studente, quindi se può capitare in una prima superiore di fare qualche richiamo, però già i ragazzi capiscono subito che non è il luogo da utilizzare il cellulare e quindi lo mettono via senza alcun problema, ma in realtà già partono proprio consapevoli che a scuola non si può utilizzare. E poi soprattutto c'è questo scatto, no, dalle medie alle superiori, che li fa diventare anche un po' più responsabili in questo senso, quindi in realtà a me anche capita raramente di fare richiami di questo tipo, e invece è ben accetto nel caso magari il cellulare diventa uno strumento per una didattica digitale in cui magari attraverso le applicazioni si possono proprio svolgere delle attività in cui i ragazzi possono interagire magari nella risposta e quindi vedere in tempo reale quelle che sono tutte le risposte degli studenti e fare dei quiz interattivi in classe. Avevamo dato un po' un'idea con i nostri ragazzi di lasciarli liberi negli anni, poi io, insomma, perché è un po' di anni che ci lavoro, ho visto che non funziona. Funziona dare delle regole. Allora, le regole è che all'inizio della classe, della scuola, sì, dell'ora di lezione, lo depongono in un apposito sul mobile, in un apposito raccoglitore, lo fanno, alcuni subito hanno questa no, non lo faccio, invece lo fanno. Poi alla fine dell'ora lo prendono per il cambio. Ma tutto questo è veramente molto, viene molto naturale. Siccome noi abbiamo anche il pranzo, anche nel pranzo lo lasciavamo a loro, però abbiamo visto che poi non parlano a tavola, non parlano eccetera. Allora abbiamo detto: bene, li mettete sul tavolo degli insegnanti, e che noi pranziamo con loro, e poi e lo depositano. Così è. Lo hanno accolto come una regola della scuola, l'abbiamo scritto anche nel regolamento, l'hanno accolto. È perché noi dobbiamo dare delle regole e loro le accolgono. Il cellulare, come qualsiasi altra tecnologia, è frutto del nostro tempo, è il filo del nostro tempo e non bisogna essere demonizzata. Più che l'uso, intensivo o meno, è l'orario in cui si usa per i bambini piccoli, perché ho visto che la sera la tecnologia usata la sera provoca un po' di difficoltà nell'addormentamento e difficoltà nel sonno, ma questo per una stimolazione neurocerebrale, e nello stesso tempo l'utilizzo che si fa, perché se si fa solo per giocare non è più, è un abuso, è una dipendenza. Invece usato per comprendere, per andare alla ricerca, per vedere i video o per creare dei giochi e dei video, quello viene altamente incoraggiato nella mia famiglia.